questa manifestazione. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto voglio dire che continua la splendida primavera salernitana dopo la fiera del Crocifisso ritrovato, dopo Salerno Corre, oggi presentiamo Pedalando per la città. È un messaggio, chiaramente noi stiamo già lavorando alla prossima edizione di Pedalando della città con gli organizzatori e come amministrazione comunale abbiamo il dovere di portarci avanti sotto questo aspetto della mobilità sostenibile. Ci sono dei progetti in itinere, dal rifacimento delle piste ciclabili e da un progetto che coinvolgerà no, ad ampio raggio la città sulla mobilità sostenibile che riguarderà il posizionamento di nuove colonnine per la ricarica delle bici elettriche e delle auto elettriche. Quindi l'amministrazione sta lavorando sotto questo aspetto e vi daremo aggiornamenti prossimamente a breve. Per quanto riguarda questa manifestazione voglio ringraziare gli organizzatori, quindi l'associazione Sacro Cuore, che devo dire è un'associazione molto presente sul territorio. Abbiamo presentato, li ho seguiti da vicino, li seguo da vicino da sempre e loro diciamo che fanno tantissime iniziative anche di tipo sociale all'interno della città e anche di tipo sportivo. Voglio ricordare l'intitolazione del ponte a Fausto Coppi, la mostra itinerante dello stesso Fausto Coppi, voglio ricordare l'adozione della viola a Piazza Vittorio Veneto, dove vi è il monumento ai caduti alla guerra nella nostra città. Voglio ricordare ancora altre iniziative sociali nel periodo pandemico di raccolta di generi alimentari. Quindi un ringraziamento a loro, un'edizione che si arricchisce e che si arricchirà ancora di più nei prossimi anni, con l'aiuto dell'amministrazione, chiaramente.